Buongiorno, benvenuti a una nuova iniziativa, a una nuova conferenza di presentazione di un evento patrocinato dal gruppo ICAS, l'Intergruppo Cultura, Arte e Sport, che ho l'onore di aver fondato e di coordinare. L'Intergruppo ovviamente sono esperienze trasversali del Parlamento italiano che patrocinano e promuovono eventi, mostre, festival e devo dire che l'ICAS sta dando grandi soddisfazioni interagendo con le istituzioni culturali, con i musei nazionali, come ad esempio anche quest'oggi, e con le associazioni, grandi associazioni, enti e fondazioni come il Gruppo Storico Romano che si occupano di cultura. Oggi andiamo ad anticipare e a presentare il 15 marzo del 44 a.C., un evento di rievocazione dedicato appunto alle Idi di marzo, giorno in cui venne assassinato Giulio Cesare, conosciuto in tutto il mondo, è un po' il simbolo degli imperatori romani, da circa 20 senatori che si consideravano i custodi e i difensori della tradizione dell'ordinamento repubblicano e contrari a ogni forma di personalizzazione del potere. Le Idi di marzo, come sappiamo, si riferiscono al 15° giorno del mese, dedicato al dio appunto della guerra di Marte, e la seduta in Senato prevista per quel giorno era forse l'ultima occasione propizia per l'eliminazione di Cesare, che 3 giorni dopo sarebbe dovuto partire per una campagna contro i Getti e i Parti. La cronaca ce la descrive così: mentre prendeva posto a sedere, i congiurati lo circondarono con il pretesto di rendergli onore, e subito Cimbrotiglio, che si era assunto l'incarico dell'iniziativa, gli si fece più vicino, come se volesse chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tiglio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava «Ma questa è violenza bella e buona», Casca lo ferì dal di dietro, poco sotto la gola. Così fu trafitto da 23 pugnalate con un solo gemito emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto che si precipitava contro di lui «Anche tu, figlio». Privo di vita, mentre tutti fuggivano, rimase lì per un po' di tempo, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva in fuori, fu portato a casa da 3 servi. Vita dei Cesari di Svetonio. Queste le fonti classiche. Per questo luttuoso e tragico evento si decise di murare la curia in cui fu ucciso e di chiamare parricidio l'Idi di marzo e che mai in quel giorno il Senato tenesse seduta. Di Cesare fu scritto: così egli operò e creò come mai nessun altro mortale, prima e dopo di lui, e come operatore e creatore Cesare vive ancora, dopo tanti secoli, nel pensiero delle nazioni, il primo e veramente unico imperatore. Questa è una bellissima citazione del Mommsen. Ma quindi perché presentiamo un evento così importante di rievocazione storica grazie al Gruppo Storico Romano? Perché il Gruppo Storico Romano è stato un po' il padre della rievocazione classica antica in più di 2 decenni di fondazione, poi li sentiremo dalla loro viva voce, e perché il sottoscritto e in generale le forze politiche che hanno sostenuto la rievocazione storica fecero approvare nel 2017 un bando annuale di 1 milione di euro. Ora questo bando è stato aumentato. Noi abbiamo chiesto e rinnoviamo con questa conferenza stampa al ministro Franceschini di portarlo a 5 milioni l'anno, ormai è un bando stabilizzato che ha grandissimo successo, a cui partecipano, pensate, città d'arte da tutta Italia per tutti i periodi di rievocazione, quindi non soltanto l'antica Roma, come accade con il Gruppo Storico Romano in occasione in particolare del Natale di Roma, ma molte altre rievocazioni storiche, la cavalcata di Fermo, la disfida di Barletta, la giostra di Foligno, la palomba di Orvieto e così via, in un susseguirsi di epoche, di appuntamenti che creano non solo, fanno emergere l'identità delle città d'arte, ma diventano anche turismo e quindi economia. Per questo sosteniamo la rievocazione storica. E domani adesso passo la parola a Andrea Buccolini, no, passo la parola a Giancarlo Carlone, che è il vicepresidente del Gruppo Storico Romano, e poi ad Andrea Buccolini, che ci racconteranno questo evento e dove si terrà, perché anche questo è molto importante dal momento appunto che l'area sacra per lavori è chiusa e quindi qual è il luogo scelto questa volta, anche questa volta in collaborazione con l'apparato, diciamo, statale.
e ci racconteranno tutto loro. Vai, Giancarlo. Grazie onorevole Mollicone dell'opportunità che ci dai. Forse questa è la prima volta che riusciamo a uscire un po' dal guscio e dall'anonimato per quanto riguarda le Idi di marzo. Non gli è stato mai dato un grande risalto, abbiamo dato molto risalto invece al Natale di Roma. Volevo dire una cosa sulle Idi di marzo che forse non è mai stato approfondito. Se consideriamo che nell'antico calendario romano, che era un calendario lunare, le Idi ogni mese cadevano il 13. E così ogni mese aveva un Idi, ma solo 4 mesi avevano le Idi il 15. Era marzo, maggio, luglio e ottobre. La parola Ides deriva dalla parola latina e significava dividere. Le Idi erano originariamente pensate per contrassegnare le lune piene. Le Idi servivano anche per associare e per pregare il dio romano Giove, ma solo al mese di marzo si dedicavano al dio Marte. Ma le Idi erano anche un periodo di ogni mese in cui i debiti dovevano essere saldati. Per 2000 anni le Idi di marzo sono state legate a ricordare la data dell'assassinio di Giulio Cesare, avvenuto il 15 marzo del 44 a.C. ad opera dei decimo Giunio Bruto, Marco Giunio Bruto, Gaio Cassio Longino ed altri cospiratori. Ma negli ultimi 20 anni le Idi di marzo sono associate o ricordate come la rievocazione del gruppo storico romano. Perché noi in quel giorno del 15 marzo per 20 anni siamo andati lì con Pullman alle ore 15 nel luogo presso il quale è stato ucciso Cesare, a 20 metri dalla curia di Pompeo. E alla stessa ora, ciò vuol dire che abbiamo fatto un evento di rievocazione che si chiama Reenactment, che è che difficilmente viene svolto proprio nello stesso luogo. Che cosa facevamo? Presentavamo la ricostruzione in due atti, la riunione del Senato, nella quale Cesare, alla presenza di Marco Antonio, Catone, Cicerone, senatori e tribuni della plebe, venne dichiarato nemico pubblico di Roma, se non avesse sciolto le sue legioni prima di tornare a Roma. Nel 49 viene a Roma e diventa console per 5 anni consecutivi. Nel gennaio del 44 il Senato lo nomina didactor perenne. La cosa non ha avuto molti consensi presso il Senato. Per cui si viene la congiura e ricostruiamo gli ultimi momenti della congiura presso la curia di Roma, per cui Cesare, circondato dai cospiratori, lo colpiscono con 23 pugnalate. Negli ultimi 5 anni non abbiamo completato tutta questa ricostruzione con un corteo funebre che partiva proprio da dove? Da Larga Argentina fino al luogo dove si sono svolte le due orazioni di Bruto e di Marco Antonio presso il Foro Romano, davanti al Tempio del Divo Giulio, dove ci sono i rostri. Il corteo è svolto non solo dal gruppo storico, ma anche dalla famosa associazione Legio Decima. E a quell'occasione voglio ringraziare la dottoressa Alfonsino Russo che ci ha consentito di svolgere e completare un evento che se no sarebbe stato monco. Domani, a causa dell'indisponibilità dell'area sacra, tutto l'evento si svolgerà nel Foro Romano. Quindi le due scene con le orazioni verranno svolte
davanti all'area del Tempio del Divino Giulio alle ore 15. Siccome non tutti potranno entrare in quest'area, abbiamo pensato di fare un piccolo percorso di un funerale che parte da Largo Corrado Licci, dai Fori Imperiali, fa un percorso di 600 metri e arriva fino alla statua del Giulio Cesare, dove verranno svolte di nuovo le due orazioni e quindi l'evento si concluderà. Noi abbiamo ricostruito questo evento, ma l'uccisione di Cesare aveva molteplici significato rituale, simbolico, oltre che politico. Infatti l'uccisione di Giulio Cesare, proprio il 15 marzo, aveva un alto valore simbolico di gettare via il vecchio per propiziare l'inizio di una nuova fase positiva della Repubblica, liberata da un tiranno su cui la nobilitas sanatoria voleva gettare una sorta di dannatio memoria. Così la rievocazione del gruppo storico ha un valore non solo simbolico, fine a se stesso, ma una funzione didattica e promozionale che è quella di ricordare luoghi e personaggi che hanno fatto la storia di Roma e dell'Europa. Grazie. Grazie a Giancarlo Carlone e alla descrizione dell'evento, di come verrà strutturato. Io penso che la valorizzazione dei luoghi archeologici statali e comunali di Roma antica, con la rievocazione sia, per usare appunto un idioma latino, non plus ultra, il non plus ultra della scelta che un'amministrazione statale e cittadina possa fare, come accade anche in altre nazioni del mondo. In Inghilterra, faccio sempre questo esempio, Hampton Court, la corte Enrico VIII, ci sono addirittura le guide del museo in costume, scene di rievocatori nei saloni, e addirittura ai visitatori si danno i mantelli per ambientare in quell'epoca. E la visita ha tutto un altro valore, soprattutto per i ragazzi, un'altra capacità di permanenza nella memoria e di apprendimento, quella che viene considerata anche archeologia sperimentale e rievocazione appunto in senso più ampio, anche didattico. Quindi dobbiamo veramente ringraziare il Gruppo Storico Romano per il lavoro fatto in questi anni, e ricordo anche tanti luoghi gestiti come l'Udus Magnus, insieme all'epoca all'Università di Tor Vergata, insieme a professori universitari, tuttora seguono attività e anche per la filologia dei costumi, dei rievocatori, per anche la narrazione. Quindi c'è anche il teatro che viene fatto con lo studio di testi scritti appositamente, di una narrazione che poi riprende anche i testi classici, lo sentiremo da Andrea Buccolini con le orazioni. Quindi c'è un lavoro sinestetico che attraverso la rievocazione valorizza dei luoghi che altrimenti vengono visti solo come luoghi, per carità, meravigliosi, ma in un certo senso morti, lettera morta rispetto all'emozione che possono dare per far capire e far vedere i fatti là dove accadono, dove sono accaduti. E lascio ora la parola a Andrea Buccolini e poi vedremo un contributo video della rappresentazione degli scorsi anni nell'area sacra di Largo Argentina, che speriamo, e questo è anche, farò su questo un question time, quindi questo anche per gli amici della stampa in ascolto, perché questi lavori tardano ad essere completati e vorremmo anche sapere dal Ministero, perché quella è un'area comunale, però dal Ministero che è vigilante, vorremmo sapere anche quale sarà l'assetto definitivo e perché tardano i lavori. Quindi, come al solito, le conferenze stampa dell'ICAS hanno un significato culturale, ma sempre parlamentare, e quindi da questi momenti nascono anche atti parlamentari, come in questo caso, e quindi chiederemo conto di questo, perché deve ritornare al più presto ai romani. Andrea Buccolini, responsabile di relazioni esterne del Gruppo Storico Romano. Buongiorno a tutti, un ringraziamento anche da parte mia all'ICAS, rappresentata qui dall'onorevole Mollicone, che ha avuto il merito di smarcare quello che era il retaggio culturale che identificava l'attività di rievocazione storica
come un'attività folcloristica, ovviamente senza nulla voler togliere al folklore, elevandola a quella che più gli compete di cultura popolare. Ovviamente non abbiamo nessuna ambizione di sostituirci alla cultura ufficiale, ma quello che vogliamo dare è proprio un messaggio di cultura popolare fatta da appassionati, perché la nostra associazione, fondata nel 1994, si compone di semplici appassionati di storia romana che vogliono portare questo messaggio attraverso le nostre rievocazioni. Rievocazioni che cerchiamo di ricostruire proprio nei luoghi deputati a quelli che sono stati gli accadimenti più importanti della storia romana. Il periodo che noi ricostruiamo è prevalentemente quello del primo secolo avanti Cristo, primo e secondo dopo Cristo. Quindi abbracciamo un periodo abbastanza importante. Come diceva l'onorevole Mollicone, Cesare è rimasto impresso nei cuori, ma non soltanto nei cuori dei romani, perché dal momento della morte di Cesare ad ogni imperatore era consentito mantenere il titolo di Cesare proprio, ma non solo per quanto riguarda l'impero romano, perché anche negli altri imperi come Kaiser, che deriva da Cesare, o Zar, anch'esso che deriva da Cesare, facevano proprio riferimento a quelli che erano i dettami del grande condottiero romano. Ringrazio anch'io ovviamente la direzione del Parco Archeologico del Colosseo, nella persona del direttore Alfonsino Russo, che permette di farci portare questo messaggio rievocativo in un luogo così alto e così sacro. Il gruppo storico romano si impegna costantemente nel ricordare a tutti, italiani e turisti, qual è la culla della civiltà occidentale, da dove sono partiti tutto quello che riguarda per esempio l'architettura, l'ingegneria, il diritto. Roma è da sempre un punto di riferimento fondamentale per tutte le civiltà che si sono evolute in Occidente. Ringrazio ancora della possibilità di aver partecipato in un luogo così importante alla presentazione di una nostra rievocazione e cedo la parola all'onorevole Mollicone. Grazie ad Andrea Buccolini. Sì, appunto, ringraziamenti ai dirigenti statali che permettono simili azioni di rievocazione sono sicuramente doverosi, perché non tutti lo fanno. E io adesso chiederei appunto alla regia di mandare il video e di annunciare, diciamo, fare una sorta di prequel, annunciare che lo stesso gruppo storico romano sta organizzando anche il Natale di Roma e speriamo appunto che la città di Roma possa assolutamente diciamo, celebrarlo in maniera degna, con l'istituzionalità che si merita il Natale di Roma. E anche qui alla Camera ci saranno delle iniziative, ci sarà una bellissima mostra che si chiamerà Campo Marzio di un artista contemporaneo e vivente, Lipinska, sugli dei della zona e sull'ara sacra che è davanti Palazzo Valdina, che noi la vediamo lì tutti i giorni, ci sembra un oggetto urbano, di arredo urbano consueto, ma in realtà ha un significato molto importante dal punto di vista archeologico e anche rispetto alla zona. Quindi in attesa del Natale di Roma, Lady di Marzo. Via. Un attimo, prego Giancarlo. No, volevo dire che quest'anno Lady di Marzo saranno dedicate ad una persona, Marco Michetti, perché era una persona che lavorava al parco, ma che ha agevolato, ha sostenuto tutte le iniziative della rievocazione. È venuta a scomparire poco tempo fa e quindi ci è sembrato doveroso dedicare un evento che lui ha sostenuto così intensamente e con grande passione. Assolutamente, anche la dedica ovviamente era importante e io manderei adesso il video. Hai detto 44 secondi di video? No. Rimandiamo la sigla allora. Va bene, allora tutti a vedere Lady di Marzo e
A domani, grazie ancora, prossima iniziativa ICAS.